Allora, siamo oggi nel vallone di San Bartolomé. Andiamo a scoprire il rifugio Magià. Sono curiosa di conoscere questa zona e vedere un attimo cosa combinano a quest'ora i nostri rifugisti. Allora, ci incamminiamo. Pardon, bonsoir. Bonjour. Mais vous voulez aller au refuge Magià? Vous savez de direction? Madonna, se te le fanno zoom per il rifugio Magià, la passeggiata più facile Ah, non puoi della per il fila. rifugio. Poi, a picca un vuelo menù, puoi andare con carrozzella. A Perché posto. giusto, è l'unico rifugio che si può fare in carrozzella. Ah, modo, ma è voi vi ho libertato voi la bicicletta? Vabbè, la bicicletta, se vuoi ci cavito, la libetto 1 minuto. E voi a piale, libettate gnauete ca, ma da di giandre. Ah, dono vediamo sì. D'accordo, buona merci, promenata. ciao, Merci, a ciao. pitare. Ciao. Ciao. Dove andate? A rifugio. A rifugio Magià anche voi? A rifugio Magià, sì. E da dove sei? Di Torino. Di Torino, tu? Di San Cristoforo. Ah, e cosa ci fanno una valdottena con una di Torino? Come mai? Siamo Cerchiamo cugine. di questo rifugio nuovo come meta e Sì? quindi ogni estate lo proviamo. Ah, ho trovato un rifugio nuovo. Sì, io sono di Torino, quindi mi affido a lei, sì, alla a lei. scelta. Ma non siete sole, Allora, avete anche il cagnolone. Lei ci Ombra. guida. Ombra, lei vi guida. Vi fate sovente queste passeggiate insieme? No, è da un sacco che non andiamo in Sì, montagna. però vi vedo Tempo bene permettendo. equipaggiate. Allora ci vediamo super la polenta. Va bene. A dopo, buona Buona strada. camminata. Grazie, Ciao. ciao. Rifugio Magià. Esattamente. Sì. Da dove venite? Due di San Piero, la Tuile e una milanese. Ah, ma quindi siamo tutti valdostani o no, cioè, no, no, raccontatemi un po' la verità. Beh, noi siamo a San Piero da 4 anni, quando più o meno ho smesso di lavorare. Oh, bene, una scelta quindi Di vita. dalla città alla Da montagna. turisti siamo diventati locali. Locali. E la signora? Beh, io ho scelto la Tuile da quando sono andata in pensione perché è un posto bellissimo, la Valle d'Aosta è una valle meravigliosa e ho fatto questa scelta. Scelta d'amore. Sì, e la assolutamente. Signora? E io sono turista, però turista dal 68, nel senso che ho casa in Valle d'Aosta dal 68, quindi Innamorata anche vengo lei. da quando ero bambina. Come andà? Tutto bene? Benissimo. Sei qui in pausa? Piccola pausa a mirare sto panorama, perché da qua... Dimmi un po'. Là c'è la Becca da Vi, lì dove con la vedo croce, la croce, una croce enorme, e fai tutta quella cresta. Ma dietro cosa c'è? Là dietro c'è Champlain, Saint-Denis e Vereille. Appena là dietro, una camminata di 1 ora e mezza, arrivi a quella croce lì. Ok. Poi volendo attraversi tutto, non c'è niente di pericoloso. Sì. Fai questa cresta qua, scendi qua, questo colle qua, qua dietro ci sono tutte le piste di Tornion. Caspita, è quello che come si chiama? E c'è quel il colle? Picnic di Tornion, quello si chiama Col Finestra. Ah, d'accordo. Caspita. È bellissimo. Meraviglia. Senza andare troppo in alto, perché i giorni che il tempo è un po' così, si può fare questa passeggiata a media alta altezza, perché qua siamo tra i 1.800 e i 2.000 metri e non e rischi si vedono niente. Tre territori diversi. Esattamente. Perché? Poi dalla Becca da Vi vedi il bianco, vedi tutta la parte alta della valle e vedi anche tutta la parte bassa. Dall'altra parte mi fai venire Champorcher. Ma come ti chiami? Roberto. Jeanette. Piacere. Mi sa che ci rivediamo in giornata. Speriamo. Dai, ciao, buona ciao. giornata, ciao. Ciao.
scommetto che hai da dirmi anche qualcosa qua, dimmi un po'. Allora, qua è dove tutti i valdostani si riuniscono due volte all'anno, è la famosa Zancombe dove fanno la battaglia delle reine. Ah, in questo pianoro. In questo pianoro qua. Bellissimo. Arrivi una domenica, è pieno di... di mucche. Di mucche, di camion e... e di passione. E di passione. E però poi immaginarsela d'inverno, questa è una distesa bianca, deve essere una meraviglia. Vabbè, d'inverno qua fa un po' di storia della Val d'Aosta, perché questa non c'era, c'era una pista che sembrava una pista, poi Carlo Fabre, ex olimpionico, gli è venuta l'idea e ha fatto, penso, una delle più belle piste della Val d'Aosta a 2000 metri. Qua c'è un giro di 35 km dove viene a allenarsi anche il nostro olimpionico Pellegrino e dunque... Però mi sembra che quando ne parli hai un po', non dico la lacrima agli occhi, però ti emozioni. Non è che tu sei un po' da tanto dell'ambiente? Mi sembra di capire sì, che anche tu olimpionico. Però... ho fatto un po' di Olimpiadi nella mia vita, ho corso diciamolo. Con Carlo Fabre e poi voilà, il mio mondo è la neve, il mio mondo è lo sport e venire qua e vedere queste cose qua e che cosa sono stati capaci da fare qua, perché è veramente bello d'inverno. E oltre al fondo, che la pista è di 35 km, per quelli che non sono capaci a sciare, con le ciaspole praticamente è una camminata magnifica, quasi tutta piatta, che parti dal parcheggio di Porlio e vai fino al rifugio Maggiato. Ah, dunque, ecco, quindi anche d'inverno si può anche raggiungere d'inverno il rifugio con le ciaspole. È bellissimo, sì. E dimmi un po', a livello di animali, qua tu che sei della zona, hai già incontrato qualche animale? Dimmi Beh, un po'. Qua c'è di tutto, cervi, camosci, stambecchi, sì. E Nadir Maghieh, che voi tutti sapete, è il nostro campione skyrunner, che ha appena vinto la becca di nonna. Un giorno che è partito da casa sua da Tornio, è venuto su e proprio qua di fronte ha incontrato il gruppo di 13 lupi, che adesso chi lo sa, speriamo che siano in Piemonte, che non siano più qua. Quindi balla con i lupi qui a San Bartolomeo. Ha ballato 5 minuti con i lupi, poi vabbè, spero che sia andati da un'altra sai parte. Sai com'è, se sei Nadir Maghieh puoi anche correre, sì, diciamo. Sì, ma poi i lupi non mangiano nessuno, non hanno ancora attaccato l'uomo, è un po' la storia, bene. il lupo. Venite pure in Val d'Aosta che prima di mangiare le persone c'è altro da mangiare. Nel dubbio io ti tengo sempre sotto occhio, al massimo ti sì, chiamo. Sì, perché con te ne mangia due in uno. Ci vediamo dopo. Ciao Roberto. Ciao, ciao, ciao. Eccoci arrivati, guarda che abbiamo trovato anche il padrone della casa. Ciao, ciao Dario, com'è? Tutto bene? Dai, ti presento Jeanette. Piacere. Piacere, grazie e complimenti, insomma. Grazie. Una meraviglia. Roberto mi ha accompagnato per strada, devo dire che non sono neanche stanca. Lui con la bici, io a piedi, però davvero una bella passeggiata tranquilla per tutti. Perfetto, sì, il posto è tranquillo da venire, cioè proprio un bel posto. Adatto a tutti. Adatto a tutti, sì. Adesso andiamo a scoprire casa tua, eh? Grazie. E Roberto, quanti anni ha adesso che siete aperti? Siamo aperti dal 30 gennaio 2016. Quindi sono belle due anni e... Due anni e mezzo. Abbiamo fatto tre inverni, stiamo facendo ecco. La terza estate. Perché mi spiegava prima Roberto che è aperto anche d'inverno. Sì, è aperto anche d'inverno.
L'anno scorso abbiamo aperto all'inizio dicembre, ma diciamo che viaggiamo un po' con la pista di fondo e abbiamo chiuso il 2 maggio. Pista di fondo e ciaspole. Ciaspole, sci-alpinismo. Sci-alpinismo. Certo. Perché poi voi date anche pernottamento. Sì, 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 qui si può dormire, non c'è nessun problema. Quanti posti letto ci sono? 56. Ah, caspita, già per gruppi. È ma è nata con l'idea di un pullman, di un autobus. Ah, quindi... perfetto. Fammi un po' vedere. Che meraviglia! Allora, Cristian, che polenta è? Questa qua è una polenta taragna, un po' di normale, che poi trasformeremo in concia. Con un bel po' di fontina. Fontina non deve mai mancare, più fontina che polenta, diciamo. Dario, voi la polenta, mi dicono, voci mi hanno detto che è la più buona della Valle d'Aosta, perché voi... Beh, insomma, magari non esageriamo, ah, però comunque è una polenta, se non altro, estremamente naturale. La prendiamo in un mulino in Piemonte. Fate molta attenzione sulla scelta della materia, esatto, prima. Esatto, sulla scelta del cibo, sicuramente. Perché dopo una passeggiata lunga ci vuole poi una ristorazione bisogna recuperare, di certo. E qui invece abbiamo... Abbiamo un ragù. Che meraviglia. Carne valdostana, ovviamente. E qua invece... Molto fresca, perché è arrivata ieri. Esattamente. E qui il fricandò, che accompagna poi la polenta. Esatto, un po' di spezzatino. Con il vino. E tu, Cristian, sei di San Bartolomé? No, io abito a Car. Abiti a Car, sì, sì. Ma originario di? Di Biella. Di Biella. E com'è da Biella... Ah, ma già. Un po' di stagioni in giro per la Valle d'Aosta, poi un po' di, insomma, un po' Cervinia, un po' Courmayeur, un po' Ragnon Bretagne. Ti sei fatta l'esperienza e ne esperienza, sei qua, poi ho trovato anche la persona giusta e via. E voilà, unite le forze. Allora, Cristian, stiamo impiattando la polenta. Sì. Che meraviglia. Stiamo impiattando una polenta con le guancette brasate. Fidati che sembra un piatto da cucina stellata. Per una presentazione, complimenti, davvero. Quindi stai impiattando polenta con guance. Guancette di manzo brasate, con il vino rosso, un po' di spezie. Tra l'altro delle porzioni belle importanti. Sì, non... perché arrivano su i nostri clienti. E quella? Questa qua è una zuppa da valpelinense, di Valpelin. Quindi ci spostiamo di Vallata con pane nero. Pane nero, c'è brodo di cavolo, fontina in abbondanza, gratinata al forno e, che e via così. Allora siamo pronti per la sala? Io ti accompagno, ti aiuto. Non so se sono brava come te, ma ci puoi. La polenta? Buona. Eh sì, buona. Certo. Guardi, direttamente dalla cucina. Ci sei già un viso familiare. Grazie. Aspetti che gliela giro bene. Sì. Che spettacolo. Io farei un applauso a sto chef. La presentazione. Lo spettacolo. No, veramente. Me l'aspettavate al rifugio? Di trovare veramente no, una qualità. Assolutamente no. Bene. Allora, io sai no, well. Che deve bere? Ink. Vedere? Ah! Diofi, vera moda? Ma già. E ne ha dato il rifugio che voi conoscete? Ue. Lovezzi e l'arba. Ah, modo. E Anais, l'età di festival di? Cica? Tirania e? Ah, io sono anche te voi ad MG. Olanda e Falsi. La famiglia, buongiorno. Buongiorno. Ciao, ti da per comanca? Corto tu? E ma sei Tom? Tom, e papà? E David, sei in famiglia? Papà, mamma e due garçons. C'est ça. Et avec ces gros sacs, vous allez où? On mange ici, là, à midi, et ensuite l'idée c'est d'aller au refuge de Cuneil pour dormir avec d'accord. la tente. Ah ok, ouais. Avec la tente, wow. Si la, tente. La météo le permet, parce que là c'est un petit peu... Voilà, on va voir. Donc déjà la polenta ici,
quand on pose et après on continue. Possible, si possible. Et vous faites souvent ces escapades comme ça? Assez souvent. Oui. Oui. Assez souvent. Et toi, t'aimes dormir dans la tente avec papa là-bas? Oui, j'aime, mais c'est dur. Et c'est un peu dur, hein? Mais là, c'était pas trop dur. Vous êtes partis d'où? On est pas, De Port-Rio, là, tout au fond. Saint-Barthélemy? Oui, Saint-Barthélemy, ouais, ouais. Après monter. Ouais. C'est plat, donc ça va. Ça va. Ah, t'as choc? Ah non, j'ai cru que c'était... Et là, vous venez d'où? De la France? De la région parisienne. Région parisienne, ouais. Au Val d'Aoste? Non, non, région parisienne. Ouais. Et on est arrivé hier dans le Val d'Aoste. Dans le Val d'Aoste. Voilà, en pas voiture. À pied, bien sûr. Ce sera la prochaine fois. Madonna, Dario, contami ci qua si rifugia, chi le venia lì di, perché te di originario di Nice, ti ne va? Originario di Nice, esattamente. E voi sai anche del terrain? Qua è di anche noi innanzitutto il terrain e si può condannare un vecchio, si può anche definire un vieux bow, che lì è un vieux bow effettivamente, ed è lì che ho strutturato e ne domando di... Amplier tutta la base e anche quello che ho condeso. Ma li dito de suite li esade fino al rifugio? Ouais, li esade fino al rifugio. Come mai il rifugio? Ma, forse perché per la passione di sport e del turismo che ne sempre io, me e le mie garçons, le mie figlie, ne sempre io sti di fare un. Di fare appunto un posto, io le zille sempre su me e insomma si trovi come casa in Cile. Ouais. E vi ho dosando tra gli, perché la battesa è l'importante, se vedi che na bien. Esattamente. L'età è finita, vuoi bien del rifinitore, dunque diventa un gros travail. Un genre de travail. Un genre de travail. E lì... Li... Diciamo contro le sode. E l'inaugurazione del 2006. L'inaugurazione del 2006, esattamente. No, scusa, 2006. 2006, pardon, ho sbagliato, effettivamente. Sai che... Vogliamo dire cosa anche le capitù di questo parcours? Ma ouais, ma io ci cade, come si può dire, siamo partiti me e mon garçon in tacourve. Eric. Eric, ouais, a festa baga. Sissonzo. Sissonzo, e due tre cose erano vecchiano nel dello, ma siamo due matti, siamo due zeppa apposta. Nel trebellone, siamo andati avanti e sempre avevo l'idea di arrivare alla fine di questi progetti. Poi purtroppo nel 2012 Eric l'ha avuto un incidente terribile e le manco e le pa mia uno, purtroppo. Infatti, Eric, lui è un sapeur-pompier, vigile del fuoco. E mi ha scelto con lui di arrivare alla fine di questa baga e come dire davanti purtroppo lui l'ha pas possibile avere finito e non è voluto finire anche per lui, soprattutto per lui. Per lui. Come le capi tu? Perché certo non lo rappelai Eric Mortara con la stazione di Pompi, lenti ti dai a lui. Esattamente. Ma di anche anzi parissurianta e che hai d'accordo a Wicette le di Fran di una zic la portare anche de Bonart, tutte le zic che lo conosciamo e le racconti per i transi speciali. E in più le Fran di Mancù perché? Perché la Lucerzi anzi che purtroppo il ha dovuto fare un percorso di via e ha deciso di porre fine a sua via e invece di un locale ha voluto che Eric gli disse che la sia via di non stare alla ricerca di questa persona, di non si soccorre. E solo è stato per di pushare il momento di fine se volete, ma incontro per voi probabilmente con una fazione in più per avere più di forza si progetti che gli entrano all'indovano e mi muoio con degli ma di certo, di lui non è con voi senza lasciare e aggruppa a sonna con lo non perché me cani si lo avuto non cerciavo di sarete di un valai che l'hanno un pari e incontro io sta voglia di non sprechi. Lo sormignon che la ieri, perché abbiamo fatto le vie degli uomini, quando te le diave Caizzosa, che te le diave, ma domani fino a sta baga, gli diave, ma già. Non facciamo le vie, ma sì, va bene, ok, ma già. Ma già, e parì il rifugio, ma già. Il rifugio di questo ma già, le dia veramente lì. E parì la magazzina, perché c'è le zorce, continuiamo a andare attraverso il vutro, non apprezzi come se fosse degli. Esattamente, come se fosse degli.
Ah, è un compliment perché camimo Dienz, se vai che ne realizzo lo progetto e ne defilo de una migliaia di persone. Non vuoi ne fuci vivere di end qualche momento vi vuoi e se vai che se anche vostro frate le vendica e probabilmente come ti dite gli le vrema vi vuoi un sacco minuto per vostro G. Esattamente. Vede la le già la saison di bouleur che meglio che della un barri blu. Siete un bouleur perenne. Infatti addirittura ho letto fotografiata da Zé De Ya e l'hanno mettuto su internet e alle su Google Earth se ti digite il grande fungo di San Bartolomé c'è quasi un bouleur gigantesco. Ti sa se che mi fai venire in tita so ci cavò Camimo io ho una grossa di una grossa impresa a uite di su che ti controlli tutto purie itre purie beh. L'ha detta che qui si deve dormire bene, vero? Sì, sei tu la sì. responsabile. Mi fai vedere una camera? Sì, certo. Quante camere avete? Abbiamo 13 camere. Due sono camerate più grosse, da 8 e da 10. Per le grandi famiglie? Sì. Le altre sono quasi tutte da 4. Sì. E poi ne abbiamo due, una da 4, una da 2 con il bagno all'interno. E una è questa. Esatto, sì. Che meraviglia! Quindi questa qua addirittura tutta una, diciamo, una decorazione proprio di montagna. Sì, sì, sì. Chi è stato l'ideatore di... È mio papà. Tuo papà. Sì, sì. Non avevamo dubbi. E addirittura i piumini con il vostro logo. Esatto, sì. Bellissimo. Qui si fa una nottata da sogno, eh? E tu qui cosa ti occupi praticamente? Ma io principalmente della sala. Della sì, sala. Sì. E le camere anche. Hai fatto l'istituto alberghiero? Sì, 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 a Châtillon. A Châtillon e poi dalla teoria alla pratica. Esatto, sì. E quindi adesso lavori quasi tutto l'anno qua? Sì, 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 estate, inverno. Sì, mi ha detto papà che vi fermate maggio e novembre. Sì, 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 più o meno qualche mesetto, sì, di pausa. Ti piace? Sì, sì, sì. Incontri un po' il mondo perché ho visto che avete comunque nazionalità diverse. Sì, sì, abbastanza. Tanti francesi. Sì? Sì. Anche tanti tedeschi, un po' meno inglesi, però sì, tanti stranieri. E chi si ferma qua poi lo prende come punto tappa per partire in altre passeggiate o dorme e poi rientra? Ma in realtà noi lavoriamo tanto con le passeggiate in giornata. Sì. Però ci sono anche molti dell'Alta Via, quindi che poi vanno al Quinei oppure dall'altra parte. E quindi magari si fermano qua, dormono e poi il giorno dopo fanno la seconda esatto. parte. Sì, sì. Ottimo. Allora, questa è la camerata, quindi sì. anche d'inverno sappiamo che fate ciaspolate, quindi possiamo immaginare con un gruppo di arrivare e dormire qui. Sì, sì, sì. Una bella polenta prima di andare a dormire, certo. Poi tutti a nanna. Eh sì. Bellissimo. Ho visto su ogni porta un nome diverso. Sì, queste sono le montagne che ci sono qua intorno e sono date in ordine di come sono posizionate all'interno della valle rispetto al rifugio. Hai voglia di dirmene qualcuna per me che non ne conosco? Allora, l'Ermite. Sì. Oppure questa qui è l'Arbiera. Sì, quella che abbiamo visto prima. Poi abbiamo la Becca del Merlo. Sì, la Becca del Merlo oppure il Pisonné. Il Pisonné. Quindi così non vi scordate delle montagne che vi stanno intorno. No, no, no. Giornale. Merci della visita. E tu Bramanza, merci. Ciao, ti amo tutto. Merci Dario. Ciao, sta bene. Alla prossima. Grazie di tutto. Ciao, Dario, merci. Per l'accoglienza. Ciao. E per la bella giornata passata insieme. E Roberto, te ti presto per prendere la bici? Ci siamo, facciamo la gara chi arriva giù prima? No, macchina bici. Me avevo le zampe, te no, le bici. Esatto, giustissimo. Dai, non vogliamo vado. Ah già, non si può fare la gara. No. Ciao, merci ancora. Ciao. Un po' che mi ha
aspetti? Vabbè, io è un po' più facile, sono, c'ho due ruote, ma te siete in due. Com'è andata la discesa? Bellissimo. Bello. Cioè, temperatura ottimale, sole stupendo, vallata stupendo. Io ti ringrazio, mi hai fatto scoprire un altro modo di salire in montagna, tra l'altro ti vedo proprio riposato, quindi insomma, perché no utilizzare questi mezzi per riuscire a arrivare, vero o no? Ti aspetto al più presto per andare a scoprire qualche altra cosa. Dai, grazie. Ciao e grazie di tutto. Ciao. Alla prossima. Ciao.